Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per un nuovo video consigli, se così lo vogliamo chiamare. Perché siamo qui con un nuovo video consigli? Siamo qui con un nuovo video consigli perché in questo periodo non sapevo cosa fare e di conseguenza ho pensato, ma perché non torniamo a consigliare qualche bel fumetto? E magari anche un fumetto che costa poco, così magari lo potete provare a leggere un po' tutti, invece che le solite serie che vi consiglio, che magari sono da 20 volumi e tanti saluti, se la prende qualcuno è già un miracolo. Vi consiglio un bel fumetto autoconclusivo. In questo caso di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di, come avrò scritto nel titolo, credo, la più bella parodia del Signore degli Anelli mai scritta. Ovviamente il titolo è, non dico clickbait, però è mancante di una parte, ovvero per me, perché ovviamente per me è la più bella mai scritta perché è l'unica che ho letto, però comunque secondo me ha il suo perché, è veramente un gran bel fumetto e quindi ve lo voglio consigliare. Di cosa sto parlando? Arriviamo finalmente al dunque. Sto parlando di Il Signore dei Ratti di Leo Ortolani. Che cosa ci propone il maestro Ortolani con questo fumetto? Ci propone una sorta di parodia, che però una parodia non è nel vero senso della parola. Lo stesso Ortolani ci tiene a precisare come non si tratti effettivamente di una parodia, ma più che altro di una reinterpretazione. Il termine parodia sarebbe, diciamo, riduttivo, non sbagliato, però riduttivo. E io sono d'accordo, in quanto all'interno di questo fumetto Ortolani non crea una semplice parodia, ma crea un qualcosa di nuovo che si basa sul Signore degli Anelli, sul già esistente, reinterpretandolo, parodizzandolo allo stesso tempo e creando qualcosa di nuovo e straordinariamente divertente. O almeno fa ridere a me, visto che la comicità è la cosa più soggettiva che esista al mondo. Però se Leo Ortolani fa ridere 120.000 persone, faceva ridere quando ancora usciva Ratman ogni due mesi, direi che comunque la sua è una comicità piuttosto valida e apprezzata dalla maggior parte delle persone, quindi penso che possa piacere anche voi. È una storia piuttosto breve, come le classiche parodie di Ortolani, lunga su una sessantina di pagine, che in realtà ci sta, e se ci pensate anche questa è una sorta di parodia, perché Signor Daniele è lunghissimo e questa parodia è cortissima, quindi tutti questi collegamenti che ci trova Jack 98, se li trova solo Jack 98, vero? Dite la verità. Dove si ambienta questa vicenda? Nella meravigliosa terra di qua, dove abita il piccolo Bolo. Una creatura, come dice lo stesso Ortolani, di indole buona, intelligente quanto basta per unire i puntini da 1 a 30, ma non abbastanza per trovare le 20 differenze. Bolo non era il suo vero nome, in quanto il suo vero nome era sconosciuto ai più, e Bolo appunto era un nome datogli dopo una sua precedente avventura. Lo chiamarono così in quanto una volta era stato divorato dal drago Svarnim, ma era riuscito a sfuggire dopo due giorni. Riceverà la visita del suo vecchio amico Sedo Brengoccio, ovviamente la parodia, come possiamo tranquillamente vedere, di Legolas, e con il nostro caro Sedo Brengoccio partirà per una avventura incredibile per bruciare l'incredibile anello, l'anello del potere. Questi anelli del potere, questi magici anelli, furono dati ovviamente tre alle splendide elfe, che nascondono qualche segreto che scoprirete molto più avanti, ma un segreto che potete già immaginare ora conoscendo gli Ortolani. 7 anelli furono dati ai re dei nani, che erano grandi minatori, e 9 ai controllori del treno, che più di qualunque cosa desiderano il potere. Ma tutti loro, come scrive appunto qui Leo Ortolani, furono ingannati, perché venne forgiato un ultimo anello, il più potente di tutti, in grado di dominare gli altri e tutte le creature viventi. L'ultimo anello fu nascosto in una scatola di cereali Orso Bimbo, e per 2500 anni di esso non si seppe più nulla. Ed è proprio Bolo a ritrovare questo anello nella scatola dei cereali, e da quel momento dovrà partire per eliminare l'anello, per distruggerlo, in quanto il terribile signor oscuro Bulbo lo sta cercando per riconquistare il potere e riconquistare la terra di qua. Questa è in sostanza l'incipit di questa bellissima parodia creata da Leo Ortolani, che non smetterà di stupirvi un attimo e di farvi spellicare dalle risate, in quanto quello che ho letto io è un non nulla rispetto a quello che troverete dopo. E Ortolani rivisita l'intera storia del Signore degli Anelli, quindi se l'avete letta, se avete visto il film, va benissimo anche il film per apprezzarla e per divertirsi, vi divertirete appunto, perché riconoscerete molti passaggi chiave presenti all'interno del film originale o anche del libro, reinterpretati alla maniera di Leo Ortolani, e sono veramente
spassosi, oltretutto in fondo al volume sulla raccolta e varie gag che furono tolte dalla storia in quanto mancava spazio, che sono meravigliose, che la storia di Dio le hanno messe, altrimenti sarebbe stata una grossa perdita per l'intera umanità. In fondo c'è anche un piccolo editoriale l'edizione che ho io è la Diamond Edition, se non sbaglio, sì, che Diamond Edition, che costa 4,50€, ma vi lascio sotto in descrizione, se li volete comprare, anche il link per comprare le edizioni normali, che costeranno, non lo so, su Amazon 2€, 3€, non lo so, guardate, se li troverò ovviamente dovrebbero essere disponibili, voglio sperare. Se comprerete questo fumetto dai link di Amazon che vi lascio sotto in descrizione, io prenderò una piccola percentuale sulla vostra spesa, ma voi in pratica non cambia nulla. Di conseguenza, questo video breve di oggi è finito. Io non posso fare altro che consigliarvi nuovamente questo piccolo gioiellino prodotto dalle Ortolane, che secondo me è la sua parodia più bella. E per oggi è tutto, spero che appunto il video vi sia piaciuto. In caso di iscrivervi, lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale nel caso non foste ancora iscritti. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!